di questo carnevale di Gioiosa, qual è la particolarità che si vive nella Allora, vostra località? la caratteristica del Esatto. carnevale di Gioiosa è l'allegria. Noi non abbiamo avuto grandi tradizioni per quanto riguarda i carri allegorici, anche perché le strade sono piccoline, Certo. però Gioiosa ha curato tantissimo il costume, i costumi fatti veramente bene e soprattutto l'allegria, il coinvolgimento. Se tu vieni a vedere una sfilata Gioiosa, non riesci a stare ferma perché vieni Coinvolgente. trascinata dal ritmo, esatto. Chi partecipa fa in modo di tirarti dentro e quindi è E questi un essere costumi, sempre. ecco, ci vuoi descrivere magari qualcosa, ecco, qualche ricordo, ecco, degli anni passati, ahimè, di questi bellissimi costumi, ecco, molto curati. Allora, i costumi sono sempre stati veramente belli, curati. Io ricordo negli anni 80 c'è stata una grande artista che purtroppo è scomparsa, la professoressa Maggio, la Maggio che curava veramente i costumi in modo eccellente. Però adesso qui Certo. non posso, diciamo, Ricordare avere il tutti ricordo bene, di tutti, però ci ovvio. sono altre persone tipo Nino Sorbera, o Turuzzo Miragliotta, che hanno fatto veramente, che hanno Certo. dato lustro al nostro carnevale. Tra l'altro, ti dicevo prima, quando Sì. siamo un attimino sentiti in privato, noi abbiamo la maschera tipica. La maschera tipica è Uburbu ed è praticamente un suonatore di violino, vestito in modo particolare, ha un cilindro molto molto grande con una fascia rossa, un frac, camicia bianca, un papillon rosso di dimensioni esagerate, il pantalone nero, diciamo, per dirla così in siciliano, sciarriato di scarpe, Certo. perché fa vedere il calzino rosso. È un pantalone, diciamo, non molto lungo. E quindi aveva questo violino ed era appunto impersonificato da questo Turi Zampino, e andava in giro per il paese con questo violino, con l'orchestrina, portando